speciale l'autrice Maria Teresa Valle. Benvenuto, Maria Teresa. Grazie, grazie, sei sempre molto molto cara e io saluto tutti ovviamente e te in primis. Grazie Maria Teresa, è veramente un onore, un piacere averti qui come ospite. Maria Teresa Valle è in collegamento con noi da Genova, quindi sarà una serata dedicata proprio alla genovesità. Allora, Maria Teresa, come va? Come stai? Ma diciamo bene, dai. Diciamo bene, ok. Sono contenta di sentirtelo dire, anche perché noi siamo genovesi, io non rinnego le mie origini, e noi genovesi difficilmente che diciamo che va bene. Diciamo, come va? Benino. Sì, Quindi mani c'era mano. mani man, invece no, Mani mano. la mia Maria Teresa, tostissima, mi ha risposto. Bene. Allora. Anche alla mia carissima Maria Teresa Valle darò il benvenuto leggendo degli estratti dal suo ultimo libro pubblicato. Ve lo Bene, mostro subito. sono curioso Eccolo qui. di sapere Allora, scelto. guardatelo un po', guardate che copertina che ha. È intrigante. Genova, una pallottola per il becchino. Direi che la copertina parla da sé. Chissà di quale casa editrice è Maria Teresa Valle. Cosa ne dici? Forse, forse la Fratelli Frilli? Potrebbe, no? Forse potrebbe. Ma di questa bellissima copertina, ne parleremo successivamente. Anzi, ne faremo parlare alla nostra Maria Teresa. Inforco i miei occhiali perché, ahimè, la vecchiaia è quella che è, niente occhiali, niente lettura. E partiamo subito. Genova, una pallottola per il becchino. Terza indagine del commissario Damiano Flexi Gerardi di Maria Teresa Sorridere. Spalanco la porta del mio ufficio e appendo cappotto e cappello. Vado di corsa a lavarmi le mani. Una sola volta non basta. Ripeto l'operazione e rientro. Mi alzo. Non riesco a stare seduto e mi avvicino alla finestra. Guardo il cielo, pieno di nuvole, cariche di pioggia. E quasi l'avessi evocata, si riversa, sbattendo sui vetri come una gragnola di sassi. Mi scosto istintivamente, quasi dovessi evitare lo scroscio. I rivoli scorrono in un fiume liquido, lavando la superficie della finestra, che brilla alla luce di un lampo. Il rumore del tuono fa quasi tremare la stanza. E a me mi viene da sorridere. Strade. Sono per strada e cammino fino allo sfinimento. La città è silenziosa, solo alcune finestre sono illuminate. I marciapiedi risuonano sotto i miei passi. Un'auto solitaria percorre la strada che costeggia il porto. Mi rada. Alcune navi sostano in attesa di essere scaricate. Le gru sono ferme. Scheletri scuri sullo sfondo del cielo, illuminato da una luna tonda e immobile. Sento appena lo sciabordio dell'onda che lambisce i moli. La lanterna continua a irradiare il suo raggio intermittente e circolare con costanza. Buca al buio a intervalli regolari. Provo a calcolare il tempo impiegato a fare il giro completo, ma mi rendo conto di quanto sia inutile questo esercizio.
Riprendo a camminare, sperando di stancarmi abbastanza per riuscire a dormire. La mia mente continua a mulinare domande senza risposta. Sembra avere un'energia inesauribile, mentre le gambe quasi non mi reggono più. Mi trascino a casa e sono le 2 passate. Primavera. La luce del sole mi colpisce come uno schiaffo. Alzo gli occhi e mi accorgo che anche qui, in questo angolo di dolore, per tutti quelli che vi approdano, non solo per me, è scoppiata la primavera, nonostante il freddo degli ultimi giorni, nonostante il gelo dell'inverno che sento dentro, il verde tenero delle foglie appena spuntate sugli alberi che attorniano il cortile è così sgargiante da far male al cuore. Mi rifugio dentro l'auto per proteggermi da tutta quella vita che stride così forte con quello che ho appena sentito. Vivere. Il passato non si può cambiare. Crescere vuol dire girare pagina, sapendo che i vuoti non si possono riempire e gli errori non si possono correggere. Diventare adulti vuol dire guardare il futuro senza dimenticare il passato, ma senza lasciare che ci impedisca di vivere. Vicoli. Taglio per i vicoli e annuso il profumo di spezie che satura l'aria, passando davanti alle drogherie. Dai panifici si spande quello della focaccia appena sfornata e dalle pescherie quello del mare. Alcuni piccoli monelli passano correndo tra le mie gambe e i tavolini dei venditori di sigarette di contrabbando che rischiano di essere travolti. Qualche insulto che non conosco in dialetto napoletano o calabrese li segue mentre scappano via ridendo. Le lenzuola stese sulle corde, tirate da una parte all'altra dei vicoli, sventolano come bandiere, mentre le donne chiacchierano dalle finestre scambiandosi commenti. L'atmosfera dei carugi mi mette di buon umore e per qualche momento dirada le nuvole nere nella mia testa. Grettezza. Per esperienza, so che ogni nuovo incaricato vuole prendere le redini del comando e non è sempre disposto ad accogliere i suggerimenti dei sottoposti e spesso preferisce circondarsi di persone di poco valore, ma che dimostrino una cieca sottomissione e diano garanzia di fedeltà, temendo di essere superato. Fantasmi. Di giorno, bene o male, riesco a sopravvivere, stordito dalle incombenze e dalle necessità della vita e del lavoro. Mi lavo, mi vesto, cammino, mangio, firmo pratiche, penso. La notte è tutta un'altra storia. Insonnia o incubi ricorrenti in cui tutta la mia disgraziata famiglia compare e agisce e parla a vario titolo, ma sempre lasciandomi la sensazione al risveglio che tutto l'aldilà ce l'abbia con me. Al mattino mi lavo il viso e appena torno lucido capisco che l'unica persona che ce l'ha davvero con me sono io. I fantasmi non esistono, o forse esistono solo nella misura in cui vengono creati dalla nostra mente. L'ho capito, o forse l'ho solo letto da qualche parte. E questo, signori, era solo un brevissimo assaggio
dello strepitoso romanzo di Maria Teresa Valle, Genova, una pallottola per il Becchino. E adesso, con la domanda di rito, andremo a fare la conoscenza della nostra autrice, per cui chiederemo: Maria Teresa Valle, chi è Maria Teresa Valle? Parlaci un po' di te. Beh, dico sempre le stesse cose, ma io sono questa, ho fatto la biologa, tu lo sai, e poi andando in pensione ho pensato di occupare una parte del mio tempo scrivendo qualche cosa. Ho mandato il primo giallo a Marco e me l'ha pubblicato. A questo punto basta, non ce n'è stato più per nessuno e ho continuato, sfornando più o meno un libro all'anno. Ormai sono 13 più uno per ragazzi, quindi pazzesco. Diciamo poi le racconti per le antologie, cose varie che ho fatto, anche cose un po' diverse dal solito, come scrivere un romanzo per un gruppo rock, scrivere un libretto d'opera per un autore di musica lirica, cose varie, insomma, per non annoiarmi, perché a me non piace sempre le stesse cose. E si vede anche nei miei gialli, perché io, anche se ho dei personaggi ricorrenti, però poi le ambientazioni e le storie che si svolgono, le storie gialle che si svolgono, hanno sempre un'ambientazione particolare, diversa. Non amo riscrivere sempre lo stesso libro, come si vede per esempio nei serial televisivi, dove c'è un plot e all'interno di quello si svolge sempre una storia che varia poco da una volta all'altra. A me piace cambiare, perché se no non mi diverto. Quindi così imposto il mio divertimento, diciamo così. E spero che serva anche di divertimento anche a chi legge. Ecco. Per adesso sono una persona molto comune, sono una nonna, una mamma, una moglie, una che fa l'orto, una che fa un sacco di cose, magari tutte male, però così. Mi piace. Oddio, Maria Teresa, sei una donna che ha tanti interessi, no, sei una biologa come me, per cui mi dispiace, ma le affinità elettive. Assolutamente, ci sono, è quello, perdonatemi, ma insomma, un pochino di deformazione professionale, la concedetemela. Ma sei veramente un vulcano, e sicuramente una cosa la sai fare molto bene: scrivere. Diciamo proprio di sì, Maria Teresa. Ok, prima di farti la prima domanda, scusatemi il gioco di parole, voglio contraccambiare i saluti di alcuni amici che ci stanno seguendo. Anzi, diciamo così, sia io che Maria Teresa contraccambiamo i saluti di Massimo Ansaldo, carissimo amico, bravissimo scrittore. Grazie Massimo per essere qua con noi. Mio conterraneo, Esatto. E anche frillino doc, perché ho avuto il piacere di intervistarlo più di una volta. Bravo, e Massimo Ansaldo, un caro amico. Poi abbiamo qui con noi un altro caro amico, veramente speciale, in collegamento qua da Genova, che è Carmine D'Apice, che segue sempre Autori Domiciliari, e ci dice: ciao Elisabetta, buonasera a te e all'amica Maria Teresa. Grazie. Grazie Carmine per essere qua con noi, ci fa tanto tanto piacere averti qua. Grazie Carmine, contraccambiamo con tanto affetto i tuoi saluti. E poi abbiamo con noi Manuela Fagone, che è una bravissima autrice che ho avuto l'onore di intervistare 2 giorni fa, scrittrice, psicologa, una donna molto in gamba, e manda i saluti affettuosi sia a me che a Maria Teresa. Quindi Emanuela, contraccambiamo i tuoi saluti con tanto tanto affetto. E poi Massimo Ansaldo dice: viva Varazze. Ok, viva Varazze. Non ci dimentichiamo delle nostre origini, nonostante io sia molto poi affezionata a Genova, perché ci vivo da tanti anni, certo. Però Varazze comunque è la mia cittadina d'origine. Quindi un luogo del cuore Varazze, per te e anche per Massimo. Ma io devo essere onesta, non l'ho mai amata molto. No?
vabbè, si vede che sarà un po' il destino a volte, Mi sentivo un po' costretta. Devo dire che mio padre era molto conosciuto, lo chiamavano il ciclista, non perché corresse in bicicletta, aggiustava le biciclette dei bambini e degli operai che Certo. andavano ai cantieri Baglietto, e quindi essendo molto conosciuto io non potevo uscire di casa che subito venivo monitorata da tutti i Capito, colletti e capito. mi sentivo molto sotto osservazione, no? E Capito. io non ero io, ero la figlia di. Ho capito. E quindi mi sentivo un po' così, un po'. Sì, hai avuto bisogno di prendere aria e volare lontano. Ma non, credimi che non sei la sola a cui capitano, può capitare una cosa del genere, eh? Perché soprattutto, ecco, magari un po' in provincia, ecco, nelle città magari In passa città più inosservato, no? Ecco. inosservato, con i pro e i contro, chiaramente. Con i pro e i contro, perché nella città magari vige l'indifferenza, no? Ecco, magari esci di casa e non conosci nessuno, no? Può anche capitare questo. Quindi sicuramente con i pro e i contro. Però io da ragazzina ho sofferto questa. Poi devi pensare che io nasco in anni in cui le ragazze non potevano fare certe cose, non potevano uscire la sera, non, insomma, io ho sempre molto sofferto di questa differenza che si faceva tra maschi Capito. e femmine. Mi rendevo conto di non avere dei privilegi che i maschi avevano e avrei voluto averli. Certo. Ero la classica ragazzina che portava i pantaloni anche se non si poteva. Ecco. Quindi Quindi ho preferito, appena ho potuto, allontanarmi da un ambiente provinciale e vivere in una città. Nella città mi sentivo più libera. ti sentivi libera. Sì. Esattamente, ti capisco il dire. Allora, adesso entriamo nel cuore della nostra intervista e parliamo di Genova, una pallottola per il becchino. Ci sono due Allora, cose che vorrei precisare prima che tu mi faccia delle domande, perché hai letto. dopodiché vorrei parlare, tu lo sai, Maria Teresa, che io parto sempre dalla copertina, chiedendo se la copertina ha una storia. Perché sappiamo che la copertina è la prima cosa che si vede di un libro, parla dell'autore del libro, ma anche della casa editrice. Eh? Sì, soprattutto della casa Si editrice. vede a 1 chilometro di distanza che è un Fratelli Friggi editore, su Sì, questo non ci sì, sì. Poi piove. devo dire che la copertina l'ha scelta Carlo. Ecco, avvicino un attimo perché magari dallo schermo non si vede bene. Non era facile scegliere qualcosa che non fosse la solita fotografia di Genova che fa Certo. vedere il panorama. Quindi ha preferito puntare su quello che è il tema finale del libro, che è proprio una pallottola riservata al becchino. La vedete qua, eh? E capirete quanto sia pregnante la copertina, quanto sia azzeccata al contenuto. Io lo dico sempre solo leggendo il libro, ok? Quindi noi abbiamo, cioè Maria Teresa qualcosa gli ha detto, ma ovviamente noi non diremo più di tanto perché il libro, di un libro si può parlare, ma fino a un certo punto il libro va letto. Maria Teresa, io però un pochino qualcosa voglio sapere, soprattutto per incuriosire coloro che ci stanno seguendo. O che ci seguiranno in differita. Per cui vorrei un po' sapere da te queste cose, un pochino la genesi del libro, com'è nata, com'è nato il libro. E poi qualcosina, ma giusto quel qualcosina per stuzzicare la curiosità dei nostri ascoltatori sulla trama e i personaggi. Allora, il personaggio del Becchino lo abbiamo già incontrato, ok? Quindi possiamo essere anche un po' più di manica larga, no? Beh, il personaggio del Becchino è un personaggio che evolve. Non è un Maigret che rimane sempre se stesso, inossidabile di libro in libro. Il Becchino nasce come una figura molto tormentata, molto tribolata,
E man mano che le storie proseguono, dalla prima indagine, alla seconda, alla terza, piano piano si scoprono i motivi per cui questo becchino è così tormentato. Si scopre sempre di più qual è il suo carattere, quello di una persona tutta ad un pezzo, rigida con se stessa, ma nello stesso tempo fragile, che ha del bisogno di essere sbloccato. E naturalmente, chi può sbloccare un uomo se non una donna? E quindi lasciamo anche aperta questa porta in modo da incuriosire un po' sull'evoluzione che quest'uomo avrà nel corso delle storie. Volevo un attimo tornare sui pezzi che tu hai letto perché la descrizione di Genova è particolare, non è la Genova di oggi. Perché tu hai letto proprio un pezzo in cui i vicoli sono abitati da Monelli, sì, da calabresi e napoletani che vendono sigarette di contrabbando, ma questa non è la Genova di oggi. È proprio. La Genova di oggi dei vicoli è completamente cambiata. Quella è la Genova degli anni 50, che sono gli Esattamente. anni in cui io ambiento le storie che hanno come personaggio il becchino. E ci sono diversi motivi per cui ho scelto quel periodo. Uno, perché mi consente di svolgere le indagini non con mezzi tecnici, non con i mezzi tecnici di oggi. Io amo le storie in cui le indagini sono svolte sul piano umano, indagando nella vita della vittima, nel suo ambiente familiare, nelle sue abitudini, nella sua casa, nei suoi documenti, nelle persone che frequentava. E questa è l'indagine psicologica, se vuoi, che più mi intriga rispetto sicuramente alle indagini tipo CSI che si vedono in televisione, dove analizzando il pelo della coda della scimmia che abita soltanto nell'albero di Baobab che è nel Kenya, trovi l'assassino. Ecco, no, non mi piace questo tipo di approccio tecnico. Quindi preferisco di gran lunga e questo tipo di indagine, che sono sempre indagini di tipo umano, mi era consentita solo in un'epoca in cui le questioni tecniche non c'erano, non erano sfruttabili perché non erano ancora conosciute il DNA, le impronte digitali poco ancora. E quindi tutte le indagini si basavano sui contatti umani e la ricerca vis-à-vis con i testimoni, con gli interrogatori, con capire la psicologia delle vittime e il perché potevano essere uccise. E questo è uno dei motivi. L'altro motivo è che avendo introdotto in un libro insieme al primo personaggio mio seriale, Maria Viani, questa figura del becchino che entrava in un piano temporale diverso rispetto a Maria, ma in una sua indagine, mi è rimasto attaccato, mi è rimasto appiccicato in testa e non sono più riuscita a togliermelo. È entrato di prepotenza, proprio a gamba tesa nella mia testa e non sono più riuscita a immaginare storie adatte a Maria, ma ho immaginato storie solo adatte a lui. E le storie che ho scritto per il Becchino sono tutte suggerite da qualcosa che è successo in quegli anni. La prima, il mandante, che mi è stata suggerita dall'avere letto, essermi resa conto che da Genova passavano i nazisti che cercavano di imbarcarsi per il Sud America per salvarsi dai processi di Norimberga. L'altro, il successivo, è uno scenario che si svolge nell'orfanotrofio che accoglieva i bambini del dopoguerra, i bambini orfani del dopoguerra, sempre per dare uno scenario di quello che era il dopoguerra, che è il nostro passato, ma è un passato così recente che Certo. sembra assolutamente preistoria, perché ci sono, se lo legge un ragazzo di oggi, non crede. Che le persone ancora vive abbiano vissuto quelle cose lì, però è così, noi veniamo da lì,
da lì. E questo invece di l'ultimo, di cui parliamo stasera, una pallottola per il becchino, mi è stato suggerito dal fatto che nel 1952, cos'è successo? Una cosa bella, che a Genova c'era il 35esimo raduno degli alpini, che è una festa praticamente, soprattutto pensando al dopoguerra, in cui questo raduno era non un raduno di guerra ma di pace, perché gli alpini erano tutti, non erano in divisa, erano con le loro camicie a quadri e sfilavano non per andare in guerra ma per proclamare un dopoguerra di pace e di ricostruzione. Però in questa situazione succedono delle cose e quindi il nostro becchino deve lavorare. Intanto gli appioppano questo incarico di fare il servizio d'ordine per questo evento, e non c'è cosa più lontana da lui di un raduno degli alpini, perché lui non è per niente festaiolo, proprio è una persona rigida, tutta ad un pezzo, che non canterebbe mai una canzone, non berrebbe mai, non beve, non fuma qualche sigaretta, ma proprio quando è nervoso, ma è un uomo che è di una rigidità morale incredibile e non si lascia mai andare, quindi non è per niente festaiolo. Questa storia degli alpini proprio non gli si addice minimamente, minimamente. Al contrario del suo ispettore, che invece è molto più disposto a fare festa con gli alpini. E, diciamo che lo sfondo è questo, è un grande contrasto, perché contrasta tantissimo il nostro protagonista con questa festa. Però c'è sotto, naturalmente, in precedenza, un grandissimo lutto per lui, che lo costringe a indagare per qualcosa che è successo nella sua famiglia, insomma. Non vorrei dire di più, non so se assolutamente vuoi aggiungere. Allora, secondo me Maria Teresa Valle ha detto quel giusto per incuriosire i suoi potenziali lettori. E speriamo E speriamo che siano tanti, perché il romanzo è veramente strepitoso, ve lo confermo, perché io ho letto con estremo piacere Genova, una pallottola per il becchino. E chiaramente confermo quanto ha detto Maria Teresa, cioè la sua attenzione per l'indagine psicologica. Allora, io lo sapete, non amo classificare i libri di genere, noir, giallo, thriller, anche però si fa perché è utile, è pratico. In questo caso sento proprio di lanciarmi, di dire che questo è un bellissimo giallo psicologico, perché a latere dell'indagine quello che dà quel quid, quella marcia in più, è l'indagine psicologica strepitosa di Maria Teresa Valle, perché Maria Teresa Valle è un'ottima conoscitrice dell'animo umano, e questo dà l'enorme pregnanza del libro. Infatti, io avevo veramente l'imbarazzo della scelta sugli estratti da leggere, non sapevo quale estratto leggere, non dovevo spoilerare, però volevo rendervi, spero di esserci riuscita, la pregnanza, la profondità del libro. Quello che a me ha colpito tantissimo è questa, diciamo così, dicotomia, perché da un lato è un giallo, quindi si beve, la trama è incalzante, è suspense, intrattiene, come è giusto che faccia un libro giallo, perché ti tiene con gli occhi aperti, cioè non vedi l'ora di arrivare alla fine, di svelare, no, il mistero, di sapere come va a finire. Dall'altra, però, vi è il tono pacato dell'autrice. E Maria Teresa Valle, con la sua tecnica narrativa, con questo suo tono così pacato, riesce proprio a sottolineare e a scendere nel profondo della psiche dei personaggi, quindi darci dei personaggi a tutto tondo.
visto che Maria Teresa giustamente si è un po' sbilanciata, perché il Becchino lo abbiamo già incontrato, poi il Becchino io lo trovo un personaggio magnifico, perché è un personaggio vero, quindi è un personaggio con i suoi lati positivi, i suoi lati negativi, come tutti. Positivi, Maria Teresa l'ha detto, perché cioè, è una persona coerente con se stessa. Lui ha dei valori imprescindibili, si farebbe ammazzare piuttosto che tradire se stesso. È un uomo che conosce se stesso come pochi e lui va dritto in quella direzione, non sgarra. Dall'altra parte vi è questo suo lato fragile, non so come dire, perché lui non riesce a lasciarsi un po' andare a quelli che possono essere i sentimenti, gli istinti, e questo lo frega. Questo lo frega e vedrete come, anzi, ho detto già fin troppo, mi sono allargata troppo, non ve lo dovevo neanche dire. Però Maria Teresa un po' ha accennato questo lato, no, del personaggio. E poi mi ha colpito... come potremmo dire, come Maria Teresa passa da un livello, diciamo così, psicologico individuale a un livello veramente universale, e ci riesce sempre grazie a questo suo tono pacato, perché lei non schiaccia mai sull'acceleratore, ma le butta lì. Quindi chi legge è spronato, deve per forza porsi delle domande. Perlomeno a me è successo, perché ha indotto delle domande universali, no? Cioè, delle domande così da poco. Perché siamo qui? Perché si vive? Qual è lo scopo della vita? Cosa ci stiamo a fare qui, no? Ecco. Quindi delle domande gigantesche. E poi impressionante, ecco, a me cosa ha colpito tantissimo, e sono veramente, io non so come dire, l'ho sentito molto, che la vita a volte te la giochi in un attimo, cioè basta una parola non detta o una parola detta, un gesto eseguito o non eseguito, ti giochi l'intera esistenza. E questo Maria Teresa te lo fa capire con poche parole, poche frasi, da brivido. Ma è veramente così. Pensateci, ma a volte la vita te la giochi in un secondo. E poi ti rendi conto di questo solo magari dopo, quando ormai la vita te la sei giocata, perché, come dice Maria Teresa, l'abbiamo letto negli estratti, indietro non si torna. Però è impressionante quanto in un attimo ti giochi tu. E questo a me è piaciuto tantissimo, perché proprio con delle rapide pennellate a me Maria Teresa è riuscita a emozionarmi in maniera veramente profonda. Maria Teresa, come commenti un po' queste mie impressioni, che sono del tutto personali, mie, poi ogni lettore può sentire, leggere il romanzo come meglio crede, con diversi piani di lettura, può lasciarsi andare anche solo alla vicenda, all'indagine classica, perché ci sta, perché l'indagine c'è ed è incalzante. Lascia a te la parola, Maria Teresa. Ma guarda, intanto ti ringrazio delle tue parole, perché io non, alle volte non sono completamente consapevole di quello che suscito poi in chi legge, chiaramente. Lo capisco solo quando mi viene detto: guarda che io ho provato questo leggendo, ho provato quest'altro. Quindi non so, io però ho sempre pensato che un giallo veramente abbia due piani di lettura. Io l'ho chiamato spesso, parlandone in generale, non dico specificatamente in quello che scrivo io, ma in generale è una specie di cavallo di Troia. Lo puoi prendere come un giocattolo, è come la settimana enigmistica, te lo leggi come curiosità per andare a vedere chi è l'assassino e finisce lì.
È un divertissement, hai passato qualche ora, è andata bene così, ti è piaciuto, non ti è E piaciuto ci sta. niente. Ok. Però ci possono essere invece le curiosità di andare a vedere che cosa contiene questo cavallo di Troia. E allora, aprendo la pancia del cavallo, troverai delle cose. E questo è il secondo piano di lettura che può essere fatto consciamente o anche inconsciamente. Assolutamente. Perché può essere che le parole lavorino dentro la testa delle persone e producano poi dei frutti. Spesso quando mi chiedono qual è l'autore o il libro che mi ha condizionato, che mi ha ispirato, che mi ha cambiato la vita, io mi rendo conto che non c'è un libro, che ci sono i libri. Che quando leggi tutto lavora dentro la tua testa e produce qualche cosa. In particolare, per qualcuno potrebbe essere un unico libro. Per me sono stati tutti i libri che ho letto hanno prodotto qualche cosa nella mia testa, perché le parole scritte hanno questa capacità di suscitare dentro di noi delle immagini e degli altri pensieri, oltre a quelli che leggiamo, che sono i nostri. È la grande libertà che ti dà un libro, che non ti danno invece le immagini, per esempio, se tu guardi un film ti viene propinato quello che è stato prodotto, bellissimo, un'opera d'arte bellissimo, che ti può emozionare, ma non è la tua visione. Il libro invece ha una marcia in più, secondo me, perché produce nella tua testa il film, sei tu che lo fai, sei tu il regista, sei tu lo sceneggiatore. Sei tu che pensi e che produci delle idee, delle emozioni che la parola, solo la parola scritta, riesce a suscitare. Ora, io non voglio essere così presuntuosa da pensare di suscitare chissà che cosa, però qualche cosa magari sì. Io credo di poter dire la mia su qualche cosa, la mia modesta piccola sensazione e conoscenza dell'animo umano, del meccanismo di interazione tra le persone. È la mia visione, ovviamente. Non pretendo che sia universale, però la propongo e vediamo che cosa succede. Benissimo, Maria Teresa, sei stata veramente molto, molto, molto chiara e io sono appunto d'accordo con te. È chiaro che ogni libro può essere letto con chiavi diverse, poi vabbè, anche lì ci sta un pochino di deformazione professionale, no? Perché insomma, conosciamo un po' la psiche umana, no? È fatta a strati. C'è chi riesce proprio in qualche modo a sprofondare dentro se stesso a quello che chiama, possiamo definire l'anima, l'inconscio umano, junghianamente, no? La parte più profonda. E il grande artista è colui che conosce veramente se stesso e è in grado di buttare fuori questa parte di sé che molto spesso non si conosce o ci si rifiuta di conoscere, perché talvolta è anche scomodo, no? Guardare nella profondità di se stesso perché ci si vede ciò che non si vorrebbe vedere. Il grande artista, quindi mettiamoci il grande scrittore, ci mettiamo il pittore, quello che volete, è proprio in grado di esercitare questa tecnica, no? Mostrare quello che è l'inconscio. Ecco, ve la butto lì, mi permetto di buttarla lì con Maria Teresa perché con me c'è riuscita. Poi ognuno è quello che è, no? Non si può uscire da se stessi. Adesso ti chiedo una cortesia, Maria Teresa, se ne hai voglia, perché alcuni autori gradiscono, altri assolutamente lo aborriscono, però io lo chiedo quindi, se ti fa piacere, leggerci un breve estratto del tuo libro, magari un estratto a cui tu sei particolarmente affezionata, o non lo so, che per te risulta particolarmente importante. Non lo so, se Non mi sono preparato. non ti sei preparata, ma
Oppure se tu facessi così, aprissi il libro a caso. Ma proprio l'idea, un pezzettino, proprio un pezzettino. Non vorrei proprio su delle cose che non vanno lette. Ah, ok, hai proprio ragione. Vedi un attimo se lo puoi fare, se no accettiamo anche il fatto che tu non voglia leggere. Non ci sta. Lo leggo. Io lo chiedo perché può far piacere, ma per carità, l'autore può anche non gradire. Devo solo cambiarmi gli occhiali. Ecco. Ah, guarda, per quello non c'è problema. Ti aspettiamo. Ho aperto a caso, quindi... Brava. Quello bravissima. Che... Ottimo. Come al solito, la cucina è l'ambiente che ci accoglie con la sua atmosfera intima. I bambini sono insolitamente quieti. Dalla loro camera non arrivano voci. Le tazzine di caffè sono ormai vuote. Ed è venuto il tempo delle parole. Sono consapevole che tocchi a me fare il primo passo e prendo il discorso alla lontana, incapace di giungere subito al nocciolo della questione. Oggi sono andato al magazzino, ho parlato con l'impiegato, ho dimenticato il suo nome. Come si chiama? Marcello Bianchi. Ecco, ho parlato con Marcello Bianchi. E tra le altre cose abbiamo discusso dell'attività. Tutti e due non siamo convinti che tu possa riuscire a continuare il lavoro di Vincenzo con profitto. L'impiegato mi ha confessato di non essere in grado di aiutarti. È ancora inesperto in quel lavoro e sostiene che per riuscire in quel tipo di commercio occorrano molte competenze. Come pensi di affrontarle? Non credere che non ci abbia riflettuto. Mi sono resa conto di non essere all'altezza. So di avere capacità nella gestione delle spese. Dare e avere sono voci che ho studiato a scuola, ma il commercio è un'altra cosa. Non so niente di caffè. Riuscirei a farmi imbrogliare sulla qualità e chissà su quante altre cose. Perciò in questi giorni ho preso la decisione di cedere l'attività. E come pensi di fare con i ragazzi? Io sono disposto ad aiutarvi, ma non credo di potermi fare carico di tutto, a meno che... No, non dire niente. Lascia parlare me. Non continuo perché qui c'è un intrigo che è meglio che scopriate. No, ma oltretutto è una parte molto, molto pregnante perché lo vedrete anche legato un po' a quanto Maria Teresa ci ha detto. Sì, sono un rapporto tra un uomo e una donna che è molto complesso. Esattamente, è un punto nevralgico della storia. Molto, molto, molto bello, molto bello. Maria Teresa, sì? Adesso ti faccio una domanda tecnica, ma proprio di base. Questo proprio per incuriosire, magari, i tuoi potenziali lettori, magari coloro che non hanno mai letto i tuoi libri, perché ovviamente l'intervista girerà su internet e quindi magari c'è colui che non conosce il personaggio del vecchino, che magari riusciamo anche a incuriosirlo, perché è un personaggio veramente strepitoso. Allora, una domanda tecnica proprio di base. L'utilizzo dei tempi alla persona verbale, il perché delle tue scelte, chiaramente abbiamo un po' spoilerato leggendo, però anche solo questa scelta parla molto dell'autore, quindi sì. Potresti dirci un pochino qualcosina su questo argomento? Ve lo dico subito. Nel primo che ho scritto con protagonista il becchino usavo la terza persona, mentre nei successivi la prima, perché è evidente che sono entrata molto più nella testa di questo personaggio. E usare la prima persona al presente ti porta proprio con la telecamera sulla testa del personaggio dentro alla vicenda e sei nella sua testa. Certo. Questa tecnica non è facilissima perché tu fai vedere al lettore, fai vivere al lettore solo tutto quello che vede solo lui.
non è possibile entrare nella testa di un altro personaggio, ma deve essere tutto svolto attraverso dei dialoghi, l'interazione con gli altri personaggi. Esatto. E quindi è una tecnica che non è facilissima da usare. Si può intervallare con anche usando la terza persona quando si passa a qualche altro piano, soprattutto se si passa a un altro piano temporale, però usare la prima persona è proprio come stare nella testa del personaggio. Quindi è come proprio mettere in testa al personaggio una telecamera e vedere tutto attraverso i suoi occhi. E Esattamente. questa è la cosa che ho fatto nel secondo e nel terzo libro. E nel terzo libro anche l'assassino parla in prima persona, perché l'inizio del libro comincia con con la storia dell'assassino, che poi naturalmente non dà mai un nome perché poi si svelerà soltanto alla fine, però la prima parte del libro è la voce dell'assassino, i suoi antecedenti. E anche lui parla in prima persona. È una tecnica che mi piace moltissimo perché consente veramente di stare dentro la testa del personaggio. La terza persona è più facile da usare perché tu sei esterno alle scene e de le descrivi come se fossi uno spettatore che guarda tutta la scena. Però secondo me, vabbè, ci sono i pro e i contro in ogni tecnica, però bisogna conoscerle per poterle usare. Assolutamente. Sì, E assolutamente sì. ci sono altri accorgimenti tecnici che sono fondamentali quando si scrive un giallo. Beh, e bisogna scegliere quali sono. C'è il modo in cui il lettore o lo spettatore conosce già l'assassino e segue soltanto, mentre l'investigatore non lo conosce, e l'intrigo, la cosa interessante sta nello scoprire come il detective o il poliziotto riuscirà a scoprire il colpevole. Questo, per esempio, un esempio tipico è il Tenente Colombo. Nei telefilm del Tenente Colombo, lo spettatore vede subito chi è l'assassino, e la cosa intrigante è cercare di scoprire come fa il Tenente Colombo a scoprirlo. Esatto. Invece, un'altra tecnica è quella: sia l'investigatore che il lettore hanno le stesse identiche notizie, e quindi scoprono insieme come va a finire il libro. E la terza tecnica è: il lettore sa meno di quello che sa il detective. Quindi sono tre tecniche che sono tutte e tre usabili per scrivere un Certo. giallo. Adesso tutti possono scrivere un giallo. Vi ho Ah, spiegato. grazie Maria Teresa. Una domanda, mi hai fatto una risposta veramente super. Quindi, oltre ad aver detto le sue scelte, perché vi ha anche dato due dritte su come scrivere un giallo. Grazie Maria Teresa. E su come leggerlo anche, E perché come, esatto, come gestirlo, come leggerlo. Perfetto. Grazie mille Maria Teresa. E adesso ti devo fare una domanda d'obbligo, perché sei un vulcano, hai dei progetti, cosa stai combinando? io ho sempre dei progetti. Non, alle volte mi chiedono sogni. No, io non ho sogni, io ho progetti. Fantastico. Prossimo progetto è già nelle mani di Carlo, quindi in primavera ci sarà. Allora, Maria Teresa, hai già il buono per tornare qui ad Autori Domiciliari, perché mi pregusto già la prossima intervista. Va bene. Fantastico, Maria Teresa, complimenti. A questi punti, Maria Teresa, io ti devo fare due domande, un po' terra terra, pratiche, però importantissime. Allora, io voglio sapere. Te le faccio tutte e due assieme a queste domande. Dove possiamo acquistare
Genova, una pallottola per il Becchino di Maria Teresa Valle, Fratelli Frilli Editori. E poi dove ti possono contattare i tuoi lettori e i tuoi potenziali lettori, perché scrivere, lo sappiamo, è una faticaccia. Qua dentro c'è l'anima di chi scrive, cosa c'è di più bello che ricevere delle domande, dei feedback, delle recensioni da coloro che ti leggono. Quindi Maria Teresa, come dicono i giovani, googolando Maria Teresa Valle, dove ti possiamo trovare sui social? Quindi queste due domande. Se amate il cartaceo, mi trovate nelle librerie. E Perfetto. quindi, se non, se proprio sono sprovvisti, fatevelo ordinare il libro. Questo e i precedenti. Mi trovate su tutte le piattaforme in ebook. E adesso, novità delle novità, trovate anche gli audiolibri. Fantastico. Tutti e quattro Becchini, il primo con Maria Viani e poi gli altri, i tre successivi, li trovate anche in audiolibro. Io li ho Bello, ascoltati, sono bello, molto belli. bello, un'ottima cosa. Scusate, volevo dire, sono letti molto bene. Mi Immagino. sono molto piaciuti, sono belle le voci, sono bravi i lettori e devo dire molto piacevoli. È stato un ascolto che mi ha insegnato molto. Perché io mi sono resa conto, seguendo la voce del lettore, quando si stava annoiando, quando si entusiasmava, quando la lettura lo prendeva, è stata una cosa molto utile per me, perché mi Certo. sono resa conto di poter fare dei miglioramenti sulla mia scrittura, tenendo conto delle emozioni che il lettore, che sono dei bravissimi professionisti, sono dei doppiatori, degli attori professionisti, Certo. quindi non sono così dei lettori occasionali, Improvvisati, certo. sono dei professionisti. E quindi poi li ho contattati per capire, mi hanno detto che i libri gli sono molto piaciuti e si capiva mentre li leggevano, però mi sono accorta dei punti in cui forse potevo essere un po' più forse veloce, in cui c'era un po' di lentezza, cioè mi è servito tantissimo ascoltare Certo. gli No, ti capisco, Maria Teresa, perché tu, sei un po' una perfezionista, però ti capisco, un autore sentendosi leggere può migliorarsi, per carità, ma pensa alla gioia di un ipovedente o non Sì, vedente comunque io lo avere consiglio. un audiolibro. Lo Ragazzi, consiglio anche a chi cioè, non ha problemi di vista. perché È molto piacevole, secondo esatto, anche sentirlo, cioè invece che leggerlo, magari ti permette, non so, di ascoltare anche mentre stai facendo qualcos'altro, perché magari nella vita capita. con le mani, cucini, Esatto. cuci, fai la maglia, guidi la macchina, Puoi sei sentire. preoccupato, tutta questa serie di cose Certo. è molto piacevole, devo dire la verità, secondo me. Assolutamente sì, no, Hanno hai un po'. ragione al 100%. Quindi mi trovate in libreria, in ebook che ama il digitale e anche in audiolibro. Perfetto, Maria Teresa. E sui social dove ti troviamo? Vabbè, su Facebook mi trovate, se volete scrivermi una mail, in fondo alla copertina c'è l'indirizzo, se volete Perfetto. ve lo dico anche, io ho un indirizzo che si chiama 47 Marisa, non Maria Marisa, perché io Maria Teresa non mi chiama quasi nessuno, sono diventata Maria Teresa quando ho cominciato a scrivere. In realtà per la famiglia sono Marisa, che è un nome che odio, ma vabbè. Maria Teresa mi piace molto di più perché è un nome da regina e quindi lo amo di più, ma non... tutti quelli che mi hanno conosciuto dopo che ho cominciato a scrivere mi chiamano Maria Teresa. Tutti gli altri precedenti mi chiamano Marisa. Allora, 47marisa.valle, chiocciolagmail.com. Scrivetemi, io vi rispondo, state tranquilli.
tranquilli, anche degli insulti, non so, No, no, un momento, Maria Teresa. No, insulti, no. Allora, ci sta anche la critica, La però deve essere una critica costruttiva, perché se non è costruttiva la rimandiamo al mittente. Esempio, io devo dire pochi, Ma pochi credo. mettono una stellina sola, pochi, pochissimi, però mi Capitare. piacerebbe che me lo motivassero, perché le critiche sono utili. Io Certo, volentieri sono rispondo, d'accordo con non mi è te. piaciuta questa cosa qua. Oh, va bene, Perché? lo so, e va bene. Ma Possono essere gusti, ma possono anche aiutarmi a migliorare perché? perché magari ho usato dei toni che non andavano bene o non lo so, Certo. No, insomma. la critica costruttiva ci sta, però ci deve essere la motivazione. Mi devi dire il perché. Poi, ogni cosa può piacere o non piacere, non è che si debba piacere per forza, soprattutto un libro, per carità, però. C'è stata una persona, e apprezzo l'onestà intellettuale, che mi ha detto: no, non mi è piaciuto, colpevole di innocenza, ce l'avete sempre con il clero, e non va bene. E va bene, e vuol dire che evidentemente ho toccato un tasto che a quella persona lì non... Nevralgico. ci sta, per Ma ci carità. sta, certamente, assolutamente sì. Però è stato motivato e ho apprezzato l'onestà intellettuale di chi Assolutamente, assolutamente. non La mi piace. motivazione, la motivazione, la Invece, motivazione. se me lo metti senza dirmi perché, mi viene nervoso. Guarda, a me infatti, io la butto lì, mi è capitato su Amazon, uno che mi ha fatto una, non specifico, una recensione. Negativa appunto di una stella insieme a tante belle recensioni e non mi ha detto le motivazioni, cioè anzi ha detto che lo ha comprato seguendo le recensioni, quindi non, degli altri non si spiegava come mai fosse piaciuto. E lì mi ha girato un po' nervoso perché dimmelo perché non ti è piaciuto, scusa. Ci E sta vabbè, veramente, ci vero? Non sta, ma va abbiamo la bene, presunzione chi di se ne frega, piacere. ma dimmelo, Oh, vabbè. dispiegatemi, io sono. Appunto, dimmelo perché. Vabbè, Maria Teresa, è il bello del gioco, cioè ci sta, no? Ci sta. Salutiamo ancora un carissimo amico, Daniele Cambiaso. Daniele Cambiaso, un caro saluto ad entrambe. Grazie Daniele, sia io che Maria Teresa, contraccambiamo due Ci saluti siamo tutti visti ieri intanto. sera anche con te. Esatto, ci siamo visti tutti ieri sera alla Dai, presentazione di Maria. Vabbè, bello, quindi grazie Daniele per essere qui. Contraccambiamo con tanto tanto affetto. A questi punti noi siamo giunti quasi al termine di questa nostra chiacchierata. peccato perché mi divertivo. Oh, porca miseria, anch'io! Ah, vabbè, ma torni presto, fra un po' vedrai che sarai di Questa motivo il primavera. prossimo. Riposi di sonno. Fantastico. Quindi siamo giunti quasi al termine di questa nostra chiacchierata. Appunto, che, allora, è stata piacevole sia per me che per Maria Teresa. Se me l'ha detto, allora me lo prendo e mi godo questa cosa. Prima di passare ai saluti finali, inforco un attimo i miei occhiali perché vi do l'appuntamento per la settimana, gli appuntamenti anzi della settimana prossima e non voglio sbagliare. Allora, io vi aspetto ad Autori Domiciliari martedì 6 dicembre. Canonico alle ore 18 con un bravo scrittore che è Mauro Biagini. Poi avremo mercoledì 7 dicembre, sempre alle ore 18, un altro bravo scrittore che è Paolo Giannotti. A volte mi scappa da ridere perché ho delle settimane tutte al maschile, delle settimane tutte al femminile, ma non lo faccio apposta, capita così. Questa è stata una settimana al femminile, la prossima settimana tutta Va bene. maschile. E ci sta. Benissimo, allora adesso saluti finali. Allora, io ringrazio e saluto tutti coloro che hanno seguito la diretta. Io ringrazio, saluto e contraccambiamo, sia io che Maria Teresa, i saluti di coloro che ci hanno scritto, quindi di Massimo, Carmine, Emanuela. Abbiamo Valeria Schero che non avevo visto. Grazie Valeria, un abbraccione.
dice critica costruttiva è fatta da persone competenti. Vai, Valeria, una battagliera. No, anche competenti, per carità. Però almeno giustificare. Oh. Grazie Valeria, sia io che Maria Teresa contraccambiamo i tuoi saluti con tanto affetto, ci fa molto molto piacere che tu sia stata con noi. E poi Daniele, grazie anche a Daniele. E poi ovviamente sia io che Maria Teresa ringraziamo e salutiamo tutti coloro che ci seguiranno in differita e che di solito sono tanti. Dopo aver salutato tutte queste persone, chi ringrazio e saluto più di tutti? Indovinate, la mia graditissima ospite, la scrittrice Maria Teresa Valle. Grazie Maria Teresa per essere stata qua con noi questa sera. È un abbraccio e un saluto a tutti, soprattutto a chi vuole leggere. Assolutamente. Leggete. Leggete che fa bene, soprattutto leggete una pallottola per il becchino. Ah, ce l'ho anch'io. Strepitoso, e contattate Maria Teresa Valle. Un bacio. Io vi rispondo. E scrivete, contattate Maria Teresa Valle, che sarà felicissima di ricevere i vostri feedback e vi risponderà. Ciao a tutti da Genova. Ciao Maria Teresa, a presto. Io vi aspetto ad autori domiciliari settimana prossima. Ciao.